E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima serie gameplay. E indovinate un po' di chi si tratta? Di Pokémon Diamante, quella originale. Visto che su Switch ho Pokémon Perla Splendid, ma non credo perché non so come registrare i gameplay su Nintendo Switch senza necessità di un game capture, per questo che sto portando una serie gameplay su Pokémon Diamante Origina. Ciao, felice di conoscerti, di nuovo. Benvenuto nel mondo dei Pokémon. Il mio nome è Rowan, ma per tutti sono il professor Pokémon. Prima di cominciare, devo farti una domanda. La tua prima avventura questa? Se hai bisogno di consigli, io sono la persona più adatta a cui rivolgersi. Fa domanda? No. Tra l'altro, comunque, avevo già portato in live comunque Pokémon Platinum, visto che quindi penso che in teoria sarà comunque la mia seconda run. Questo, in teoria. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Ecco, questa è una Pokéball. Tocca e posso andare. Ok. E lì è uscito un Munchlax, che è la pre-evoluzione di Snorlax qua. Noi umani viviamo a fianco dei Pokémon. Sono nostri amici fedeli. A volte i Pokémon sono compagni di gioco, a volte preziosi collaboratori. Alcuni di noi si coalizzano con i Pokémon per sfidare altre persone, stabilendo con essi un profondo legame. Cosa faccio io? Mi dedico alla ricerca sui Pokémon per saperne sempre di più. Prima di tutto parliamo un po' di te, eh? Ok. Un ragazzo, una ragazza. Che è un ragazzo. Allora sei un ragazzo. Ok. Atto e design di Cosola, degli allenatori dei protagonisti della quarta generazione sono un po' diversi rispetto a quella di Pokémon Platinum, eh. Voi state chiedendo perché Pokémon Diamante e non Pokémon Platinum, perché Pokémon Platinum l'avevo già portato in live. Credo che sarebbe stato un po' ripetitivo portare Pokémon Platinum come serie gameplay, visto che l'avevo già portato in live, questo in alternativa. In alternativa ho optato per Pokémon Diamante. Tanto non c'entra nemmeno il nome del mio canale. Peccato, va. Poltext extra. Si chiama Capon, giusto? Sì. Ovvero Lucas, perché il vero nome è Luca. E tu così sei Capon. È proprio un bel nome. Questo invece pensa sia tuo amico. Come si chiama? Dio Gary. Cioè, ma se Gary è quella, una citazione all'anime, alla serie animata qua. Che no. Ok, chiamalo Marcus, va. Anche se in realtà si chiama Barry, ma vabbè. Bene, Capon, è arrivato il grande momento. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Nel corso del viaggio incontrerai molte persone e poco. Di sicuro farai tante scoperte e imparerai qualcosa anche più di te. Adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. Ok. E benvenuti in questa. Ma caso disposto il team d'esploratore non ha potuto avvistare il rarissimo Pokémon dello Strogonone. Gyarados rosso non è apparso. Non è apparso, ma ok. Magari sarà comunque la citazione del Gyarados rosso, quella della Godira. E con questo la notizia si conclude alla ricerca del rosso Gyarados. Un reportage di Jubilo TV sulla rete nazionale. Alla prossima, stessa ora, stesso canale.
di qua si regola. Oh, meno come completamente scordato di solito nei primi giochi Pokémon quasi. Tipo al PC si recupera tipo la pozione qua. Che non è tipo come nelle prime generazioni Pokémon che poi al PC la pozioncina. Capon, Marcus è venuto a Barry. Non so che cosa volesse, ma mi ha detto che era un'emergenza. Ok. Perché l'ho chiamato Marcus e non Barry? Ma vabbè. Ah sì, Capon. Non andare nelle parti, i Pokémon selvaggi potrebbero attaccarti. Se avessi un Pokémon non sarebbe un problema, ma visto che non è così. Dove manda? Ok, perché? Oddio, perché ho i bordi neri qua, porca. Boom! Che succede? Ah, ciao Capon. Io sto andando al largo. Vieni anche tu, dai, sbrigati. Ok, Capon, se arrivi tanto ti faccio una bella multa di 1 milione. Wow, addirittura. Oh no, ho dimenticato qualcosa. Che sempre socioso. Guardate il nostro Barry. Oh, ciao Capon, stai cercando Barry? È uscito un attimo e poi è tornato di corsa. Non sta mai fermo quel ragazzo. Non capisco a chi assomigli. Forse abbiamo già una mezza idea. È meglio che prendo la mia borsa e la mia agenda. Oh, ciao Capon. Andiamo al lago. Ti aspetto giù in strada. Se arrivi tardi ti rifilo una multa sulla tischia di 10 minuti. E la Madonna. Già in 7 mg. Dobbiamo andare tipo. Costo 201. Oh, la nostalgica musica. Seppe costo 201. Quanto mi era mancato. Hai visto il tuo servizio di vero? Ma sì, alla ricerca del rosso Gyarados. La mistica apparizione del furibondo Pokémon in un lago. Chissà, è bella Godira. Alla regione di Johto. La trasmissione mi ha fatto pensare. Ci sarà un Pokémon come quello anche nel nostro lago? Ecco cosa faremo. Cercheremo quel Pokémon. Oddio. Lo dovremmo cercare. Perché escono i bordi neri? Riva verità. Benissimo, al lago. Cerchiamo un Gyarados rosso. Sta cosa del Gyarados rosso c'era anche in Diamante Lucente per la Splendente, non ricordo. Che succede? Oh, chi sarà mai? Non c'è niente di strano, neanche dall'altra parte. Forse mi sono sbagliato. Qualcosa sembra cambiato rispetto a come era prima, ma benissimo, abbiamo osservato abbastanza il lago. Lucinda, andiamo. Professore, è contento di essere tornato alla regione di Sinnoh? È stato via per 4 anni, sarà veramente felice, no? C'è solo una cosa che posso fare. Ci sono molti Pokémon nella regione di Sinnoh. La regione dovrebbe esserci molto utile a fine delle nostre ricerche. Scusate, lasciateci passare per favore. Scusate, devo passare. Che cosa è successo? Quei due? Cosa c'è là, capo? Andiamo a vedere. Cosa c'è? Hai paura delle batte? Non ti preoccupare. Ci vorrà un attimo, nessun Pokémon selvatico verrà fuori.
Ma questa è una valigetta. Oddio, si sono scordati della valigetta. L'hanno dimenticata qui e cosa ce ne facciamo? Potremmo ridargliela se sapessimo chi sono. Diceva uno di un professore. Oddio. Ah, un Pokémon. Che succede? E qua si arriva alla scelta del nostro Sante. Poiché su Pokémon Plati nelle dirette su Pokémon Plata avevo scelto già Chimchar. Sono un po' indeciso se scegliere Tatwick o Piplup. Guarda, sono dei Pokémon, usiamo l'ottavo. E mi ha deciso. Ok, vediamo qua c'è Tatwick, Chimchar. Ok, dai, Tatwick stavolta. Guarda se è lanciato alla carica. Ok, abbiamo scelto Tatwig perché. Oddio, Tatwig femmina. Wow. È raro che capita uno starter femmina, che mi dava sempre spesso il starter da maschio. Ma stavolta, wow, lo starter femmina. Non ci posso credere. Ah, il tuo Tatwig è stato sconvolgente. Ma il mio Chimchar è stato molto più in gamba del tuo. Però erano i Pokémon di altra gente. Abbiamo dovuto usarli, non credo che a loro dispiace, no? Oh, ecco Lucinda. Oh, ecco la valigetta. Il professore sarebbe infuriato se l'avessi persa. Oh no! Per cosa avete usato questi Pokémon? Davvero? Oh no! Cosa direi il professore adesso? Non è per niente bello, per il momento mi prendo la valigetta. Contento Piplup poi. Wow! Piplup! Guarda che coincidenza, si è preso Piplup! Lucinda. Citazione alla serie animata, perché è dettato dato che nella serie animata. Lucinda possedeva un Piplup. Cosa? Non so cosa stia succedendo. Capo, andiamocene via da qui. Il mio Pokémon ha subito danni durante la lotta. Se venissimo attaccati da un altro Pokémon potremmo trovarci nei guai. Tanto chi si nasconde nel lago verità? Lo scopriremo presto. Tu vai pure avanti. Lo so che dobbiamo restituire quel Pokémon. Non sono rossi. Ma volevo passare un po' di tempo con questo tipetto. Ok, vai un attimo a tornare. Vedo che siamo in 13 minuti di gameplay, potrei anche registrare un altro po'. Sono quelli di prima, sbaglio quel vecchio ci osserva. Lucinda mi ha detto che avete usato i nostri Pokémon. Fatemi vedere, per favore. Tatwick e Chimchar. Capisco, le cose stanno così allora. Lucinda, torno al laboratorio. Oddio, e ci ha lasciati. Sì, professore, mi aspetti. Dovete venire al nostro laboratorio più tardi. Ci si vede? Perché tutta quell'agitazione? Se era arrabbiato poteva semplicemente dirci qualcosa, sgridarci. E poi non voleva riavere i Pokémon. Capo, andiamo a casa anche a noi. Ok, siamo ritornati a casa. Che succede? Non ci posso credere. Per fortuna a te, Marcus, non è successo niente. Il professore di cui parla è sicuramente Rowan di Sabbiafine. È molto conosciuto per i suoi studi sul Pokémon e pare che sia un tipo cupo. Penso che tu debba andare da lui a Sabbiafine, capo. Devi spiegargli perché hai dovuto usare il suo Pokémon. Vabbè, per proteggerci da quei due starli. Niente di serio. Non preoccuparti, capirà di sicuro.
Ah sì, mettiti pure queste. Le scarpe da corsa, grande. Adesso abbiamo infine una vera e propria avventura, vero? Con le scarpe da corsa potrai raggiungere luoghi più lontani più velocemente. Ok, diamo un'occhiata sì, pulsante B, proprio come il rubino, zaffiro e smeraldo. Tutte le scarpe da corsa erano già presenti il rubino, zaffiro e smeraldo, compreso rosso fuoco e verde foglio. Ok, spero tanto che non lagga il gameplay. Non sai che figura. Scusate. Purtroppo questo è il massimo che riesco a fare. Perché purtroppo con PC scarso più di così non posso fare, perché ho modificato l'emulatore. Tipo, ho modificato l'emulatore, tipo la grafica dell'emulatore, per non farlo laggare più. Ok, almeno nelle battaglie Pokémon non va lento. Ok, prima battaglia contro Pokémon selvatico. Di chi si tratta? Ok, stalli, livello 2. Ok, vediamo cosa si fa per Rattata. A parte che non ho scelto Piplup perché probabilmente avrei perso con. A parte che il Barry non ci ha sfidato proprio come in Pokémon Platinum. Attenzione a questo dettaglio. Attenzione a questo dettaglio. Che ricordo che Barry mi sfidava già. Ti sfidava già all'inizio di gioco. Qua invece no, in diamante e perla no. Mentre invece in platino già dall'inizio dell'avventura belli ti sfida. A meno che non ti sfida dopo che. Che esatto, possiamo un po' allenare Tartu. Vabbè, magari potrei anche. Se cioè, lavoro in Pokémon Parts, se la salute di Pokémon si misura in un punto soffice. Le PS scendono a 0, i Pokémon va KO e non può continuare a lottare. Ok, dammi sta pozione, dai. Pozione. E incominciano questi battipecchi, lo so. Oh, Bidoof. Tanto sto Pokémon appare anche in Pokémon Mystery Dungeon Esploratore di Cielo, eh. Proposito, vabbè, magari più in avanti potrei anche portarla la serie gameplay su Pokémon Mystery Dungeon Esploratore di Cielo, perché ci stavo pure pensando, eh. Magari se la imparo a memoria in off camera. Anche se ho la sensazione che è più difficile del primo Mystery Dungeon e esploro il cielo. Ok, Bidoof. Oddio. Oddio. Cioè, ci sarebbe da ridere se vengo sconfitto da un Bidoof. E invece no. Tattica a livello 6. Ok, niente. Ma non si possa. Ok. Eccolo Lucinda. Dice perché i bordi neri qua? Cioè le linee nere. Oh, ecco, ti vieni con me. Il professore ti sta aspettando. Eccolo, questo è il nostro laboratorio di ricerca Pokémon. Andiamo. Boom! Ma che. Ah, sei tu, capo. Quel vecchio signore è proprio strano. Non importa, capon. Io me ne vado, ci vediamo. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Ok. Niente citazione alla metà di Assoli. Il tuo amico sembra quanto impaziente. Beh, va bene, andiamo.
Ed ecco lì il professor Rowa. Professore, eccoti qui, finalmente, Kapan, vero? Fammi vedere ancora il Pokémon. Bene. Questo Pokémon sembra molto felice. Bene, allora. Ti regalo quell'esemplare di Turtwig. Ora che il Pokémon è tuo, puoi dargli il soprannome. No, non dovrei dare il soprannome. Marcus mi ha raccomandato quanto è accaduto al lago. E non Marcus di Final Fantasy 9. E no, anche un certo Marcus. Di un certo canale. Ok. Non faccio nomi. Mi ha detto che hai lottato molto bene. Anche se era la tua prima lotta. E mi pare che il legame fra te e quel Pokémon stia diventando veramente molto saldo. Per questo motivo ho deciso di affidarti Turtwig. Sono così felice che tu ami Pokémon. Se non fossi così, dovrei lasciamo perdere. Passiamo alle cose importanti. Vorrei che facessi qualcosa per me. Mi chiamo Rowan e studio i Pokémon. Prima di tutto vorrei quali specie di Pokémon vivono nella regione di Sinnoh. Per scoprirlo bisogna raccogliere i dati con il Pokédex e quindi vorrei chiederti questo. Vorrei che prendessi questo Pokédex. E poi questi dovessi raccogliere informazioni sui Pokémon della regione di Sinnoh. Ti va di darmi una mano? Sì. Bene. Ottima risposta. Cavano ottiene. Ok. Il Pokédex è uno strumento molto moderno. Registra automaticamente tutti i dati relativi, a differenza di un certo Pokédex della regione di Isui. Che là è diverso, là è diverso il Pokédex della regione di Sui, tipo devi completare gli incarichi Pokédex per completare una pagina Pokédex e poi. E vabbè, qua siamo su Pokémon Diamante, non siamo su Leggende Arceus. Registra automaticamente tutti i dati relativi a Pokémon che incontri. Capo, viaggia per la regione e cerca di incontrare più specie di Pokémon che puoi. Anch'io ce l'ho. Che sensazione hai provato camminando sul percorso 209 in compagnia del tuo Pokémon? Ora che adesso ho 60 anni, sento come un bivio quando sono insieme a un Pokémon. Nel nostro mondo esistono moltissimi Pokémon diversi. E tutti lì sono lì ad aspettarti per darti un brivido diverso. Ora vai. Cavolo, la tua fantastica avventura sta per cominciare. Il mio primo Pokémon è stato un esemplare di Piplup. Se avessi scelto Piplup al lago, avremmo lo stesso Pokémon io e te. Non che sia importante, però. Comunque, io mi chiamo Lucinda. Anch'io aiuto il professore a completare il Pokédex. Quindi io e te siamo nella stessa barca. Io però ho iniziato prima e ho un po' di vantaggio. Spero di poterti insegnare qualcosa, felice di conoscerti, capo. E se ne va. Ok, capo, ti farò da guida. Sono un allenatore da parecchio tempo e sono anche l'assistente del professore, quindi ho più esperienza di te. Dai, seguimi. Io ho il lag. Questa è la costruzione con il tetto rosso. E 100 Pokémon. Qui per far curare i Pokémon che hanno subito danni nella lotta. Però un 100 Pokémon in quasi tutte le città. Beh, questo è Pokémon Market. La costruzione col tetto blu è il Pokémon Market. È un negozio dove puoi comprare strumenti e rimedi. Cavolo, tu sei un allenatore alle prime anni, quindi non potrai acquistare molte merci. Non ti abbattere. Infatti, perché vincendo più medaglie vince. Che io credo che più si vince le medaglie, più vinci medaglie e più strumenti puoi comprare, credo. Ah sì, capo, non dovresti dire alla tua famiglia che aiuterà il professor Romano con il Pokédex? Probabilmente dovrebbe viaggiare, quindi i tuoi dovrebbero essere già informati. Ma prima di andare è meglio che tu rimetta insieme sul tuo Pokémon 100 Pokémon. In questo modo sarai più sicuro. Ora ti saluto, ciao.
Informiamo la nostra mamma che stiamo per partire all'avventura Pokémon. Ma la mappa città poi. Ah, forse l'avremo dopo. Più in avanti lo otterremo la mappa città. Che strano che non abbiamo ancora la mappa città attuale. Curiamo il nostro tattico, probabilmente si curiamo. Facendo poco li mettiamo gli stessi Pokémon stanno. Siamo a 25 minuti di gameplay. Ok, avvisiamo la mamma. Siamo per partire all'avventura. Oddio, mi ero scordato. Vabbè, questa è la nostra casa. Questa credo. Che bella averti in casa, sei bene nella tua squadra Pokémon. Appena preparato la cena, le cose non importa tesoro. Che succede, Capon? Il professor Giovanni ti ha chiesto di fare una cosa davvero importante. Sì, fallo tesoro, la mamma è dalla tua parte. Ah sì, ho una cosa che potrebbe tornarti utile, Capon. Agenda. È un'agenda, puoi qui puoi registrare ciò che accade giorno dopo giorno in giorno. Poi leggendo potrai ricordarti che cosa hai fatto in precedenza. Wow, un viaggio pieno di avventure, ti invidio un po'. Poi viaggi in compagnia. Certo, in compagnia di dei Pokémon. Come vorrei andare io? Sto scherzando tesoro. Ma sì, cavo, starò bene da solo. Tu vai a vivere la tua avventura. La tua mamma è molto contenta che tu abbia la possibilità di sperimentare cose nuove e nuove esperienze. Però torna di tanto in tanto. Piacerebbe vedere tutte le specie Pokémon che hai catturato. Scusate, è qui ma il mio Barry. Come? No, non c'è. Oh, deve essere già partito allora. Cosa posso? Si è messo un lavare che partiva all'avventura e poi è sparito. È così che Barbie è incosciente. Almeno. Voleva almeno che prendesse questo. Non si preoccupi, io lo porterò a capo. Veramente, capo? Sul serio, mi faresti questo favore? Porta questo a Barry da parte mia. Che paccoli. Di che si tratta? Ciao, ciao, capo, ne diverti. Fatemi pensare, conosco bene il mio pollo, di sicuro si è precipitato a Jubilopoli. Portala a Marcus, Barry, per favore. Ovviamente l'abbiamo chiamato Marcus, però lo chiamerò Barry perché è così che si chiama il rivale di Lucas. Oddio. Non c'è scappato di un incontro qua. Lotta casuale contro qualche Pokémon. No. E ok, facciamo rifornimento di strumenti. E credo che siamo in 30 minuti di gameplay. Potrei anche. Ok. 5 Pokémon. Ok, ragazzi. Io direi di terminare qui questa primissima serie gameplay di una nuova serie gameplay su Pokémon Diamante. Io credo che da questo capo la serie è tutto e ci becchiamo alla prossima.